Noi siamo nati in una dimensione, anch'io quando ho cominciato a fare questa professione avevo ancora la macchina a scrivere, le linotype le abbiamo viste tutte, quindi in qualche modo quello che si diceva prima, che alcuni evocavano cioè, con date, con riferimenti tecnologici, noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, questo entrare alla tecnologia digitale che ha cambiato il nostro, prima di tutto il nostro modo di fare giornale e poi ha introdotto degli strumenti nuovi che in qualche modo ci hanno costretto, anche quando non siamo pienamente convinti, come diceva prima Silvano, a dare a imprimere un'ulteriore svolta al nostro modo di fare la professione. Io credo che di fronte a queste di fronte a questa tecnologia, tutti quelli che hanno più o meno i capelli più o meno bianchi come noi, finisce fatalmente per essere un apprendista stregone che cerca di capire che cosa succede e come si riesce a contemperare le cose senza fare il casino che voi sapete è successo all'apprendista stregone del famoso film di Walt Disney, cioè che gli è scappato di mano la bacchetta e quindi la casa si è allagata e si è incasinata tutta. E nella mia piccolissima e personalissima esperienza, io sono direttore di una testata locale, ho anche la responsabilità di amministratore di una radio locale. Entrambi gli strumenti hanno il loro sito internet, entrambi gli strumenti hanno il loro account social, quindi il lavoro si è sicuramente complicato e diversificato, incasinando anche il nostro modo di fare giornalista e di stare sul, sul pezzo. Però sicuramente quello che abbiamo come percezione, questo credo che l'abbiamo presente a tutti, che questa evoluzione non è reversibile, sostanzialmente che ci piaccia più o meno, questa è la dimensione in cui siamo calati. E come sentivo dire qualche giorno fa dal sociologo Ilvio Diamanti parlando di un convegno a cui ho partecipato, l'unica cosa di cui possiamo essere certi è che vivremo nell'incertezza per i prossimi anni. Io vi posso dire che tipo di esperienza abbiamo cercato di elaborare in una piccola testata come il Corriere Eusebiano rispetto alla convivenza tra cartaceo e web, cercando di promuoversi a vicenda senza farsi del male. Noi abbiamo un sito internet ormai da qualche anno, da solo 3 anni a questa parte abbiamo deciso di investirci sopra risorse e riflessioni per cercare di implementarlo. Dopo vari tentativi abbiamo immaginato di percorrere la strada che molti delle nostre testate hanno percorso, di avere un sito che è qualcosa di diverso rispetto all'edizione cartacea, non crediamo nella... Nel sito vetrina e quindi i contenuti che vanno sul sito sono per 80% contenuti che non stanno sull'edizione cartacea. In più abbiamo cercato di sfruttare la tempistica della nostra edizione cartacea. Noi siamo un settimanale, tra stampiamo di giovedì e siamo diffusi in edicola e agli abbonati quando la posta ci distribuisce in tempo il venerdì successivo, e quindi tra un venerdì e l'altro sostanzialmente abbiamo dei punti morti rispetto ai quali anzitutto abbiamo la necessità di non interrompere il filo diretto e il dialogo con i lettori, e dall'altro abbiamo anche qualche tempo morto di lavorazione che può essere saturato al meglio. Allora la nostra scelta è stata quella di implementare il sito con notizie che non vanno poi necessariamente sulla edizione cartacea, soprattutto in quel lasso di tempo che coincide poi con il fine settimana in cui la nostra edizione è già uscita e quella successiva ancora abbastanza distante, e quindi in quella fase lì cerchiamo di caricare il più possibile, di socializzare attraverso gli account social le notizie che inseriamo sul nostro sito, e abbiamo visto che tutto sommato questo modello funziona, nel senso che ha generato un buon traffico sul sito internet, non ha danneggiato quantomeno l'edizione cartacea e ci consente in economia sicuramente di produrre, di continuare a fare un buon prodotto cartaceo e di fare un buon prodotto web. Qual è il punto secondo me? È che, come è stato sottolineato da molti, non abbiamo ancora imparato, visto che siamo apprendisti stregoni, come generare risorse economiche importanti attraverso il sito. Oggi ho sentito delle informazioni molto interessanti da chi ci ha preceduto, che sicuramente, sulle quali sicuramente farò qualche riflessione anche con i miei collaboratori, perché io credo che il salto di qualità nell'informazione web non la faremo nel momento in cui i nostri siti, la nostra presenza sul web genererà risorse tali per cui riusciremo a destinare delle risorse autonome che si occupano dello sviluppo specifico del sito da destinare appunto in questa direzione. Allora lì sì veramente vedremo anche i nostri siti avere un'evoluzione in termini qualitativi, come è stata l'evoluzione qualitativa delle nostre testate. Beh, io credo che se oggi noi facciamo dei buoni giornali cartacei è perché
attraverso gli strumenti digitali che ci sono stati messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica, siamo riusciti a fare di più, meglio, tutto sommato anche contenendo alcuni centri di costo, grazie a questi strumenti. Oggi dobbiamo percorrere questo stesso itinerario anche rispetto alla nostra presenza sul web, riuscire a ottimizzare questi strumenti, generare delle risorse e incominciare a investire specificamente in quella direzione. A quel punto io credo che questi due strumenti possono convivere, e sono convinto che, lo dico anche dopo aver sentito l'amico di Sanremo, che anche il sito internet può avere quella stessa capacità di stare sulle notizie locali in maniera capillare che abbiamo noi col cartaceo. Semplicemente si tratta di costruire dei modelli, siccome nessuno di noi, essendo, tornando di nuovo all'immagine dell'apprendista stregone, ha la ricetta in mano, dobbiamo probabilmente ancora confrontarci, capire, cercare di approfondire, ma l'esito sicuramente è quello, riuscire a fare dei buoni strumenti web e dei buoni strumenti cartacei, cercando di far sì che questi strumenti siano quantomeno complementari.